rispetto al territorio, che è quello dell'entroterra del lago di Açık, del lago di Garda. E è Ciao un Gioia. sento delle voci. Scusate se potete disattivare l'audio, per favore. E, questo territorio è un territorio molto, molto bello, verdeggiante, ricco di storia, di cultura, di natura e di saper fare, di tradizione. Ed è un territorio che dal 1987 è aggregato in una forma associativa che è quella che rappresento, cioè l'Associazione Colline Moreniche del Garda, che oggi conta 11 municipalità, 11 comuni. Ve li elenco velocissimamente: sono Castiglione delle Stiviere, Cabriana, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Pozzolengo e Volta Mantovana. L'associazione è nata nel 1987, sono state fatte diverse cose, ma nell'ultimo triennio in modo particolare ci siamo spinti un po' oltre, rilevando di fatto una mancanza generale della zona, ovvero la proposta di itinerari e occasioni per visitare le località in maniera sostenibile, in particolare a piedi in bicicletta. Contestualmente è emersa un'idea particolare che è stata quella di aggregare il territorio sotto una tematica particolare ed è nata questa proposta del Cammino di Fede e Solidarietà, che conterrà di fatto, si esprime in una segnaletica di 170 chilometri di nuovi sentieri percorribili nel territorio. La segnaletica, il cammino, ha come punti di riferimento due tematiche particolari, quella della fede e quella della solidarietà civile, perché nel nostro territorio, per chi non lo sapesse, nel nostro territorio è nata l'idea del soccorso neutrale legata a Croce Rossa, perché qui durante la battaglia di Solferino e San Martino era presente il ginevrino Henri Dunant che fronte allo spettacolo, diciamolo così, al dramma della battaglia di Solferino e in seguito al suo assistere quello che era il processo del soccorso ai feriti, elaborò il suo manoscritto, un souvenir de Solferino, e da lì nacque poi tutto l'iter che portò alla nascita di Croce Rossa. E poi c'è la tematica della fede, perché in realtà nel nostro territorio si concentrano molte figure sante, c'è una concentrazione particolare di santità e quindi la fede, al di là di tutto, a parte essere una peculiarità di tutto il territorio italiano, abbiamo voluto che fosse al centro di questo cammino. Questo perché? Ad Desenzano del Garda ha vissuto Sant'Angela Merici, che è stata fondatrice a fine 400 dell'ordine mericiano e fu, diciamo, la prima promotrice dell'educazione e della formazione delle donne e delle ragazze. Poi abbiamo il patrono mondiale della gioventù, che è San Luigi Gonzaga. E abbiamo una beata, Beata Paola Montaldi, in un
in un altro dei nostri comuni che è Volta Mantovana. Ecco, la coesistenza di queste tre figure sante e della nascita di Croce Rossa nel nostro territorio ci ha fatto sviluppare prima un piccolo itinerario e poi abbiamo colto l'occasione per mettere in rete tutti i nostri 11 comuni e poi allargarci fino a Desenzano, appunto, come vi dicevo prima, ma anche a Peschiera e sul territorio, Peschiera del Garda e sul territorio di Nonato del Garda, per poter avere un quadro più organico e più bello da presentare e da poter far fruire ai nostri visitatori. Dunque, lo stato di fatto di questo cammino di fede in realtà è ancora in itinere perché, come potrete immaginare, mettere insieme le municipalità, ma soprattutto l'operazione tecnica per omologare tutto il territorio a un'unica segnaletica, un territorio abbastanza grande, è stato piuttosto complicato, però siamo addirittura d'arrivo e quindi abbiamo questa bella occasione di incontrare voi e come dire, sfruttare la vostra presenza per poi fare anche da cassa di risonanza e avere delle proposte ed essere più operativi e proattivi poi con la stagione primaverile, che per noi sarà, speriamo, un lancio più così positivo e fortunato rispetto all'anno in corso, anche se devo dire che l'estate è stata molto molto attiva, operativa, è stata molto partecipata e fortunatamente anche la clientela straniera si è fatta viva e presente anche nel nostro territorio. Noi abbiamo ovviamente così l'occasione geografica di essere molto vicini alla costiera lacustre gardesana, questo fa sempre un po' da cassa di risonanza per noi, per cui devo dire, insomma, come dicevo prima, che la stagione non è stata affatto negativa, anche se il punto di domanda che si prospetta rispetto ai prossimi mesi, insomma, è bello grande. E dicevo, quindi sarete coinvolti, l'idea è di coinvolgervi in un educational tour, ovviamente non per percorrere tutti i 170 chilometri di sentieristica, perché altrimenti ne uscireste abbastanza distrutti, anche se in realtà è vero che siamo in collina, ma non ci sono altimetrie particolari o escursioni metriche, insomma, così difficili, però insomma abbiamo delle lunghezze importanti, per cui insomma faremo una scelta. Stiamo ancora costruendo per bene l'itinerario, questo in base anche a quelle che saranno e che sono e che si stanno evidenziando le opportunità di accoglienza per voi. L'idea è di strutturare la vostra permanenza offrendovi la possibilità di amalgamare a percorsi a piedi, quindi a tratti a piedi, a tratti in bicicletta e visite poi di tipo culturale alle nostre risorse principali. Ovviamente non mancheranno le opportunità enogastronomiche, insomma sarà un potpourri di tutto quello che c'è di bello e di buono da vedere e da sentire e da accogliere e sperimentare. Dunque, già di per sé il cammino, così come noi lo proporremo attraverso le guide che stiamo definendo, attraverso le mappe digitali, è un cammino che è diviso in tappe e ogni tappa va da comune a comune. E i comuni in realtà sono tanti, anche se il chilometraggio sembra molto, in realtà anche i comuni sono tanti e abbiamo previsto poi delle diramazioni
interne del percorso, in modo che ognuno possa essere libero di farlo come vuole. Il cammino è circolare, l'abbiamo fatto partire ed arrivare idealmente da Desenzano del Garda, dove c'è la stazione ferroviaria e dove abbiamo anche delle vie, degli approdi viabilistici importanti, Desenzano piuttosto che Peschiera, di fatto, essendo circolare, lo si può prendere da vari punti in base a quella che è la comodità del pellegrino, del visitatore. E ogni tappa praticamente è sviluppata da un comune all'altro, quindi le tappe sono circa 12. Dunque, io mi fermo qui per non tediarvi ulteriormente, spero di aver dato una panoramica generale sufficiente. Mi fermo qui, ma lascio spazio alle vostre domande anche per capire un po' quali sono le esigenze e un po' le aspettative, in modo che possiamo elaborarle al meglio, ecco. Posso intervenire? Prego, Alberto, certo. Buongiorno e grazie della spiegazione iniziale. Ha detto che alcune tappe saranno a piedi ed altre tappe saranno in bicicletta. Sì. Saranno, secondo lei, adatte a tutti o ci vorrà una mountain bike? Può spiegare meglio questa parte? Allora, le parti in bicicletta noi le sviluppiamo con gli operatori del territorio che solitamente, insomma, lavorano e si occupano di promozione di itinerari ciclabili e sono dotati di ovviamente della strumentazione più adatta, sia biciclette muscolari che e-bike, in modo tale che tutti possano trovare la propria formula migliore. Ciò dipenderà anche cioè la proposta della bicicletta dipenderà anche dal tratto che faremo, quindi insomma valuteremo bene questa cosa, ma i mezzi, diciamo, ce li mettiamo noi in base a quello che faremo, ecco. Comunque sì, in via generale il cammino, il sentiero si fa in bicicletta, ma è mountain bike o e-bike, non da strada, anche perché molti dei sentieri sono su strade vicinali, sterrate o a bassa percorrenza, quindi insomma servono biciclette solide. Strade bianche, ok. Benissimo, grazie. Grazie Alberto. Claudia, qui ci chiedono Massimo Medri, ci chiede se provvedete voi al trasferimento dei bagagli, se c'è questo servizio. Sì, penseremo noi al trasferimento dei bagagli, ammesso non concesso che, questo è un po' da vedere, è una cosa che stiamo delineando, i bagagli non rimangano in una struttura unica, però forse non ho capito bene la domanda, adesso mi è venuto un dubbio, e quindi vi lasceremo in un'unica struttura e poi vi porteremo di volta in volta a percorrere le tratte del cammino. Adesso insomma dobbiamo capire se la proposta fattibile sarà quella similare a quella del pellegrino e quindi ci spostiamo di tappa in tappa, oppure se dovremo, dipende un po' dall'offerta ricettiva del territorio, se ci fermeremo in una struttura e poi giriamo noi di tappa in tappa. Ok, perfetto. In ogni caso ci occupiamo noi del trasporto. Ok, perfetto. Poi ti riporto, Claudia, la domanda di Tiziana, che se vuole può anche aprire l'audio tranquillamente, se il primo giorno si prevede di partire dalla mattina o nel primo pomeriggio. Immagino si riferisca all'Educational Tour. Ma io direi sì, dal primo pomeriggio, in modo che possiate arrivare con tranquillità, organizzandovi al meglio, e poi nel primo pomeriggio, insomma, partiamo con il nostro percorso. Sì, io integro dicendo che comunque poi durante la fase di selezione che avverrà appunto nei prossimi giorni
integreremo con tutte queste informazioni relative a orari di arrivo, orari di ripartenza, le modalità degli spostamenti e quant'altro. Anna Maria, volevi chiedere qualcosa? No. Ah, ok, abbiamo sentito la tua voce, ok, perfetto. Io vorrei chiedere una cosa. Prego, Claudia. Allora, per quanto riguarda invece i pasti anche durante il pellegrinaggio, insomma, durante la camminata, questo per i clienti, dico, durante la giornata c'è possibilità di il percorso attraversa comunque, mi dicevate, dei comuni, quindi di reperire il mangiare, oppure si devono comunque attrezzare prima? Allora, in realtà i paesi l'uno dall'altro non distano molto e lungo i tracciati ci sono sempre il territorio è punteggiato di strutture, di aziende e possibilità. Ovvio che, insomma, quello che noi daremo vita in particolare all'interno del progetto c'è la realizzazione di una mappa interattiva digitale che darà evidenza di tutte le strutture presenti sul territorio, anche quelle enogastronomiche, quindi bar, ristoranti e tutti i punti che possono essere di supporto alla vita e alla sopravvivenza del pellegrino visitatore. Quindi mi sento di dire che ovviamente non si può... in tutti i cammini ci deve essere una programmazione, una progettazione del percorso che si va a fare, ma non resteranno sicuramente senza la possibilità di approvvigionare ciò che serve, ecco. Grazie. Okay. Grazie a te anche, Claudia. Ti riporto, Claudia, la domanda di Elena, che chiede che se durante il pellegrinaggio, cioè solitamente quanti chilometri si faranno, quindi magari un range medio di chilometraggio tra una tappa e l'altra, e poi finisco di leggere se ci sono degli obblighi oppure se i chilometri si scelgono in base alla preparazione del partecipante, preparazione magari fisica come allenamento. No, non c'è alcun obbligo, ovviamente uno può decidere se fare 6 chilometri al giorno o farne 25, ogni paese avrà la tappa con il timbro per la propria carta del pellegrino e ciò non toglie che nello stesso giorno si possano fare più tappe e quindi in base alla propria preparazione o anche il tempo come dire programmato rispetto alla conclusione della propria esperienza. Quindi in realtà non ci sono obblighi di chilometraggio nella costruzione, nella fruizione del cammino in sé. Quello che faremo invece noi con l'educational è non proporvi grandi fatiche, cioè magari faremo una tappa tra un paese e l'altro dove le tappe magari sono più corte, ma questo perché vogliamo farvi soffermare poi nei luoghi della fede o piuttosto in altre risorse storiche che riteniamo fondamentali per darvi evidenza di quello che abbiamo e farvelo fare in una maniera così, come per dire, più respirata, più insomma senza avere l'ansia da prestazione e farvi vedere tutto e troppo come magari ci è capitato in passato e poi avere il rischio che non percepiate quello che il territorio effettivamente è in termini di bellezza e di ricchezza culturale. Poi dipende, magari faremo piccoli tratti a piedi, ne faremo di più lunghi in bicicletta piuttosto che con altri mezzi, vediamo che cosa ci dicono gli operatori del territorio, perché ci stiamo attivando anche con altre formule, insomma non anticipo niente perché devo capire se ci sarà una definizione rispetto a questa cosa. Okay. Io stavo pensando sto già pensando di proporlo alla parrocchia del mio paese. Quindi mi sembra di capire che il percorso si potrà scegliere in base a chi parteciperà, perché se verranno persone anziane come...
Esatto. Allora, tenete conto che l'anello principale è di circa 100 km. Gli altri, Quanto? se... l'anello principale, tutto l'anello del circuito del cammino di fede è all'incirca di 100-110 km. I rimanenti sono tutti sentieri interni, è come una rete in terra, per cui se uno per qualsiasi motivo non si sentisse bene, fosse troppo, ha la possibilità di accorciare o deviare rispetto ad altri borghi o ad altre mete all'interno del percorso, anche perché noi abbiamo immaginato che tutto il circuito fatto in una certa maniera ha bisogno di 4-5 giorni, ma se uno ne ha a disposizione 3, in questo modo avendo una rete di sentieristica che ha i comuni tutti collegati tra loro e è veramente una ragnatela, uno può costruirsi il percorso come vuole. Ok. Se lo fa insomma su misura. E Esatto. Claudia, sai dire più o meno indicativamente qual è il chilometraggio medio di una tappa? Se Con il 15, 20. chilometraggio medio di una tappa è di circa 7 chilometri, se Ah, non ok. sbaglio. Ma mi riservo di fare un conto perché Pronto. non Eh beh, adesso mi sembra che sia questo. 110 diviso 11 fa 10. 10 più Perdonami Claudia, invece o per quanto meno. riguarda l'attrezzatura che serve per fare questo cammino, nel senso scarpe o piuttosto che abbigliamento proprio tecnico, cioè ci sono dei consigli, ci sono, non so, scarpe da trekking obbligatorie piuttosto che scarpe da ginnastica, per avere un'idea. Allora, sicuramente la scarpa da trekking è una scarpa più idonea perché andiamo su sentieri con un terreno che insomma è spesso sconnesso, quindi magari la scarpa da trekking è più solida. La scarpa da ginnastica comunque è adeguata perché non ci troviamo in sentieri di montagna dove magari le pendenze diventano pericolose e quindi la scarpa da ginnastica può non avere l'attrito o la tenuta che serve sia in salita che in discesa. L'abbigliamento va poi modulato in base anche alla stagione e alle la perturbabilità del meteo, ma qui ci troviamo in una zona insomma con un clima abbastanza mite, insomma poi ci si deve attrezzare stagionalmente, ma insomma dipende proprio dal periodo, ecco. Non mi sento di dire che servano attrezzature tecniche particolarissime. Ovviamente per un camminatore, un pellegrino, un visitatore che si appresta a fare un'esperienza del genere, il consiglio è di viaggiare sempre leggeri, avendo così un bagaglio molto, molto, molto elastico e molto, molto easy e facile da rigenerare qualora servisse, ecco. Ok, Claudia, poi ti riporto la domanda di Silvia che chiede se relativamente alle e-bike verranno assegnate in base alla richiesta di ogni partecipante. Sì, mi sento di... In che senso? Cioè, se richiedete espressamente le bike, se vi diamo le bike? Silvia, così ci puoi o puoi aprire l'audio oppure magari scriverci ancora in chat così chiariamo questo punto. Sempre Silvia, nel frattempo ti riporto che chiede: sarà prettamente religioso il cammino, quindi anche l'educational verterà principalmente sulla parte religiosa poi del territorio? Allora, no, non verte solo sulla parte religiosa perché, come vi dicevo prima, il cammino esprime anche il tema della solidarietà. Quindi l'idea è ovviamente di far vivere e dare evidenza delle maggiori figure religiose e delle strutture
delle risorse religiose che sono anche di pregio nel nostro territorio. Detto questo, c'è tutto il tema della solidarietà che è da sviluppare, è da proporvi e da trasmettervi, e quindi non è una questione solo religiosa. Scusami. Sì? Mi sentite adesso? Sì, scusa, sì. Sono Silvia. Sì, chiedevo appunto il discorso se eventualmente durante l'education, o ma anche proprio se poi questi tour vengono fatti per i clienti, se il cliente richiede espressamente l'e-bike o piuttosto la bicicletta, cioè ci sono abbastanza a disposizione per soddisfare tutte le esigenze, ecco, cioè comunque le richieste, oppure se è prettamente pensata prima per una bicicletta muscolare piuttosto, e poi eventualmente se sono disponibili le e-bike, perché so che di solito tante volte le e-bike non sono così numerose come le muscolari. Una domanda. La seconda, tu mi parli sì di aspetti religiosi e quant'altro, però quello che io mi chiedevo era questo tour che eventualmente, cioè questo education che voi fate, è prettamente, cioè non riguarda poi altre attività tipo, che ne so, la cantina, piuttosto che altre attività commerciali che possano sviluppare questo tipo di percorso, anche non in funzione, cioè con un indirizzo religioso? Questa è un po'... Non so se mi sono spiegata o se... Oh sì, sì, sì. Sì, adesso sì, ho capito. Scusate, adesso posso dirti, io siccome sono al lavoro, mi sono spostata adesso, mi chiudo sia con il microfono che con il... No, c'è un webinar su un educational... Non so, mi rioscuro in tutto perché sono okay. In però vi ascolto. Ok, Silvia, nessun grazie, problema. Okay, grazie okay. A te. Grazie. Vai, Claudia. Ok, allora, la questione delle e-bike e delle bici muscolari ovviamente deve, per questo per il cliente, dovrà avvenire su prenotazione, e questo non è un territorio con grandissimi afflussi, e quindi bisognerà fare in modo di premunirsi che queste prenotazioni vengano fatte per tempo, perché non c'è un parco macchine così numeroso per soddisfare tante tante richieste. Detto questo, i mezzi ci sono, insomma, sono procurabili, e se una persona è, io non sono una che va particolarmente molto in bicicletta, ma il territorio è percorribile benissimo con una bici, con una mountain bike muscolare, anche perché se si prevedono delle piccole tappe ogni giorno è assolutamente affrontabile. E dopodiché, se uno vuole farsi tutto il giro in un giorno solo, magari l'e-bike diventa più funzionale se non si è particolarmente allenati. Per quanto riguarda invece solo la religiosità, così come è stata intesa, no, non sarà solo religioso. Quello che vi proporremo è un'integrazione della proposta, del progetto del Cammino di Fede, con tutte le peculiarità del territorio, e quindi ci saranno anche occasioni di visite e di esperienze non solo di tipo culturale, ma anche di tipo enogastronomico, piuttosto che esperienziale di altro tipo. E Claudia, io poi sempre ti riporto sempre un'altra domanda di Silvia che aveva scritto in chat: se la sera si ritorna sempre allo stesso luogo. Questa è la domanda, cioè è quello che ho detto all'inizio, in base un po' a quello che esprime la ricettività in termini di adesione, cercheremo di capire come fare. Perché se sarete in un unico luogo, sarà nostra premura riportarvi sempre a quel luogo, altrimenti riproporremo una sorta di mini cammino a tappe, e avrete nei 4 giorni più opportunità di
accoglienza di sperimentare accoglienze diverse. Ok, perfetto. Questo dipende, purtroppo mi dispiace dare risposte un po' così vaghe, non precise, ma dipende un po' da quella che è la risposta che ci dà la ricettività. Certo, giusto, come tutte le occasioni, dipende sempre poi da chi risponde e come risponde. E poi, Claudia, ti riporto la domanda da chat di Tiziana, che dice che lei interagisce spesso con parrocchie. So che la maggior parte di queste persone ama il trekking e chiede se si possono fare questi itinerari solo trekking o comunque sempre misto con bici. Cioè, se uno lo può, appunto, può scegliere come farselo. Immagino che la risposta è data prima, però l'autonomia c'è se farlo a piedi piuttosto che in bicicletta o fare un misto. Allora, si può fare solo a piedi. Tra l'altro la diocesi di Mantova ha fatto proprio un itinerario con la pastorale giovanile a giugno, perché avevamo avuto in visita il Papa 30 anni fa a Castiglione delle Stiviere, nei luoghi di San Luigi Gonzaga, e quindi a distanza di 30 anni un gruppo di una ventina di ragazzi sono partiti da Mantova e sono arrivati a Castiglione tramite il territorio, l'hanno fatta tutta a piedi, ma si può fare anche in bicicletta o si può fare misto a piedi o in bicicletta, ovviamente premunendosi di contattare gli operatori che fanno noleggio bici. Ci sono degli operatori che fanno noleggio bici anche fino a 40 persone con il trasporto incluso, però ovviamente bisogna accordarsi e prendere. Ve li presenteremo comunque questi operatori, e in modo tale che abbiate gli strumenti per costruire i vostri pacchetti e le vostre proposte, insomma. Esatto, io integro dicendo che appunto poi durante l'educational ci sarà comunque una breve sessione di B2B, quindi comunque, come diceva Claudia, avrete l'opportunità poi di incontrare anche fuori dal contesto dell'esperienza per un momento di lavoro questi operatori, quindi insomma avete poi possibilità di fare tutte le domande del caso. E poi io riporto la domanda di Massimo, che chiede se la disponibilità delle guide c'è e in quali lingue. Allora, la disponibilità delle guide c'è, perché fortunatamente abbiamo fatto un accordo con un gruppo di 60 guide che parlano inglese, francese, tedesco e spagnolo, e queste guide, insomma, sono a disposizione proprio per i gruppi che fossero interessati o i singoli che fossero interessati a visitare il territorio con delle professionalità. Poi domanda di Ivana, che chiede: si cammina e pedala sul sentiero dove non passano auto e moto? Quindi è un sentiero solo esclusivamente per camminatori, biciclette? Sì, per la maggior parte, qualora si dovessero attraversare strade trafficate, sono strade a bassa percorrenza, quindi molto tranquille. Ok, perfetto. Altra domanda di Ornella. Scrive: l'itinerario è dinamico, quindi volevo capire se fosse adatto anche ad un target non più giovanissimo. E qui ci riconduciamo alla domanda che aveva fatto anche Alberto. sì, è adatto anche a un target non più giovanissimo, ovviamente preso a piccole dosi e vestito e calibrato su quella che è la richiesta. Ovviamente si possono, essendo i sentieri molto così percorribili in maniera molto elastica, direi sì, ovviamente, insomma, se la distanza media è dai 7, se ci rifacciamo al calcolo precedente, dai 7 ai 10 chilometri, da tappa a tappa, ovviamente bisogna calibrarsi su quel tipo di dato. Mi sento di dire questo, però ovviamente nulla vieta che nella concezione del cammino, se uno volesse farsi, adesso lo dico,
in realtà e vado un po'... Il cammino di fede è anche una proposta di visita a tutti i nostri comuni. Poi voglio dire, ovviamente sul sentiero del cammino non ci si può andare in macchina, ma se uno fosse curioso rispetto alle tematiche del territorio, al cammino di per sé e volesse scoprire il territorio in un'altra maniera, può farlo, insomma. Ok, Claudia, io ti faccio una domanda dal punto di vista invece tecnologico. Tu parlavi prima appunto che il sentiero, il tracciato sarà tutto appunto, ci saranno tracce GPS da poter scaricare, eccetera. Ci sarà un'app, ci sarà un sito, come funzionerà da questo punto di vista? Allora, il cammino sarà integrato nel nostro sito internet collinemoreniche.it con una pagina dedicata e ugualmente ci sarà una sezione dedicata nella nostra app di territorio. In entrambi gli strumenti ci sarà disponibile poi una mappa digitale che è georeferenziata in modo tale che collegata al proprio telefono si possa rilevare la propria posizione rispetto al percorso sulla mappa. Ok, perfetto. Passo alla domanda di Elena che chiede il numero massimo di persone che si possono accogliere, chiaramente in base alle normative per viaggi di gruppo. Se c'è un massimo, c'è un numero, diciamo, limite. Allora, io il numero limite, secondo me, per i viaggi organizzati nel nostro territorio in termini di gruppi, lo dà in particolar modo la struttura ricettiva. Cioè, qui c'è da tenere conto che siamo in un territorio fatto di strutture che non accolgono moltissimi clienti. Sono strutture piuttosto piccole, quindi le grandi strutture che accolgono fino a 40-50 persone si contano sulle dita di una mano. Direi che questo percorso per i gruppi è ben gestibile su gruppi di dalle 10 alle 20 persone. Ok, questo in base appunto alla tipologia di struttura. Ecco, questo il territorio esprime questo tipo di ricettività. Noi non abbiamo grandi strutture alberghiere, a meno che non si vada a fare leva sull'area costiera del lago. L'entroterra in realtà è fatto di agriturismi che possono accogliere relativamente tante persone, ma i numeri sono quelli. Poi ci sono tantissime micro imprese che hanno poche camere e quindi insomma non hanno la possibilità di accogliere molte persone. Per partecipare serve il Green Pass? Per partecipare, questo Alberto rispondo io, sì, e anche negli altri eventi che stiamo facendo sarà necessario il Green Pass, soprattutto per il giorno di arrivo. Il giorno di arrivo, quindi o certificazione di vaccinazione oppure tampone entro le 48 ore precedenti. Ok, grazie. Prego. Poi Tiziana chiede, Claudia, se sappiamo già quale sarà il luogo di arrivo, ritrovo il 21 ottobre per l'education. Troppo no, non lo so. È tutto in definizione ancora. Sì. E poi c'è Antonio che chiede, visto che le esigenze possono essere estremamente diverse e calibrate di volta in volta, magari più su tematiche religiose, trekking, eccetera, si è prevista una figura che assista e supporti nella creazione del percorso e della pianificazione, quindi comunque diciamo un tour operator che faccia incoming sul territorio con il quale potersi anche relazionare. Allora, attualmente non c'è un tour operator in questo senso sul territorio che si occupi pienamente di questa tematica. Siamo noi che facciamo da filtro come associazione Colline Moreniche, avendo in capo tutta questa progettualità ancora. È anche vero che sul territorio si stanno attivando alcune realtà per studiare e implementare alcune proposte di itinerario collegate al cammino di fede, quindi
sarà nostra cura anche presentarvele durante l'education, perché sicuramente potervi mettere in contatto con questo tipo di realtà vi favorisce poi nell'elaborazione del percorso, perché loro in primis sanno com'è il territorio e forse sono ben più esperte di me singola nel farvi avanzarvi la soluzione più adeguata. Perfetto, Claudia, grazie. Per il momento io vedo che qui non ci sono altre domande. Aspettiamo un momento, vediamo se qualcuno vuole scrivere qualche altra cosa, volete chiedere, aprite l'audio tranquillamente. Io intanto vi dico, per quanto riguarda l'educational, avete già tutti voi ricevuto la nostra newsletter per la candidatura. Io nella chat vi ho reinserito il link dove poterla richiedere per chi non l'avesse già fatto. Ho rimandata. Ok. Comunque al termine del webinar rimanderemo di nuovo il link e quindi insomma raccoglieremo le ultime richieste di candidatura in questi giorni e poi procederemo alla parte di selezione. Quindi per chi è interessato mi raccomando lo faccia perché è importante. Benvenuta Maria Grazia, non ti preoccupare per il ritardo. Se ci sono altre domande lascio la parola a voi, altrimenti insomma possiamo concludere qui il webinar. Vediamo un attimino. Ok, sembrerebbe che non ci sono, Claudia. Quindi grazie a tutti della partecipazione. A breve vi arriverà appunto la nostra mail con il riepilogo e il link per candidarsi. Grazie a voi. Grazie. Piacere, grazie. È stato un piacere. Grazie mille. Stefano. Sì. Scusami, Dimmi pure. Mi rendo conto che sono arrivata veramente alla fine. No, figurati. Perché avevo programmato però imprevisti in questo periodo, purtroppo ce ne sono sempre. E, posso parlare con qualcuno anche dopo o se c'è un attimo giusto per capire qualcosa o dimmi tu. Guarda, Maria Grazia, se Claudia non ha problemi, non è d'accordo, magari ti può fare un riepilogo veloce, o se hai qualche domanda in particolare tu. Volevo capire pure. Più che altro la tipologia della proposta, se si fa a piedi, come è strutturata, perché devo finire anche la programmazione 2022, quindi volevo un attimo eventualmente capire se posso inserirla. Quindi ecco perché ti chiedevo, possiamo parlarne adesso, ne parliamo in privato, dimmi tu. Guarda, per quanto riguarda l'educational e la candidatura e tutto il resto, puoi parlarne anche dopo direttamente con me, non è un problema. Per okay. La parte di informazione relativa proprio al cammino in generale, magari ti risponde direttamente Claudia facendoti un sunto di quello che ha già detto, insomma. Perfetto, grazie. Intanto piacere, molto piacere. E per me. E dunque, l'education che stiamo organizzando è finalizzato alla promozione di un nostro progetto che si chiama Cammino di Fede e Solidarietà. Di fatto si tratta di 170 chilometri di nuova sentieristica nell'entroterra a sud del Garda, delle colline Morelli okay. del Garda. È un sentiero che congiunge 14 comuni circa, no circa, sono 14 comuni, e è un percorso sostanzialmente ad anello, nel suo percorso principale, poi ci sono alcune varianti interne, abbiamo costruito una sorta di ragnatela come descrivevo prima ai suoi colleghi, perché si può percorrere tutto l'anello principale di circa 100 chilometri, ma se uno vuole può attenersi solo alle tappe principali, questo in base al tempo, in base alle capacità, in base alle... 100 chilometri come sono strutturati, in quanti giorni? Allora, noi non abbiamo definito il cammino in giorni, lo abbiamo definito in tappe, le tappe sono da comune a comune e facendo così un calcolo, ma devo come anticipavo prima, devo verificarlo, ogni tappa si aggira intorno ai 7-10 chilometri, insomma non sono tappe lunghissime, sono percorribili
sono percorribili sia a piedi che in bicicletta, con mountain bike, muscolari o e-bike. Le mountain bike possono essere anche noleggiabili in loco, ovviamente prendendo contatti anticipatamente con gli operatori. Diciamo che a me interessa più la parte a piedi, ecco. La parte, i sentieri sono tutti sviluppati su strade bianche o a bassa percorrenza o vicinali, insomma, quindi in un contesto di fatto campestre. Non ci sono dislivelli o altimetrie particolari perché la zona è collinare e pede collinare, quindi insomma non parliamo di grandi sforzi in termini fisici come livelli, però ovviamente poi ognuno si costruisce il proprio cammino in base alla lunghezza che è in grado di percorrere o in base alle tappe e alle soste che vuole fare, perché poi ci sono ovviamente tutti i luoghi di visita, le risorse culturali piuttosto che non gastronomiche, perché come sappiamo ogni cammino può essere affrontato. Sì. Noi lo proponiamo tematicamente basato sulla fede, perché ci sono tre figure sante che portiamo a supporto della progettualità: Sant'Angela Merici di Desenzano, il patrono mondiale della gioventù che è San Luigi Gonzaga Castiglione delle Stiviere, e poi la Beata Paola Montaldi che è una figura minore in un altro comune, quello di Volta Mantovana. Detto questo, poi c'è anche tutto il tema della solidarietà civile legato alla nascita di Croce Rossa, perché a Solferino c'è stata la battaglia di Solferino San Martino, lì nella zona c'era Henri Dunant nel 1859, che poi scrisse il suo saggio rispetto al soccorso neutrale ai feriti. Quindi ci sono anche a livello tematico molte cose da poter sviluppare o conoscere, e molto dipende anche dalla voglia e dal tempo che il fruitore ha, insomma, di approfondire poi i luoghi storici, che sono molti e diversi. Quindi insomma, di fatto l'itinerario si può costruire in formula weekend, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, una settimana, 10 giorni, quello che si vuole, da quello che ho capito, giusto? Sì. Voi avete gli accompagnatori, ci sono anche le strutture che ospitano le alberghiere, cioè c'è già un itinerario organizzato così o soltanto le tappe giornaliere che possono essere poi organizzate? Noi per ora abbiamo solamente dato un'indicazione rispetto alle tappe, poi c'è ovviamente tutta l'anagrafica rispetto alle strutture ricettive del territorio e ristorative. Non c'è attualmente una proposta già formulata sul cammino di fede. Ok. Quindi è tutto un po' da costruire. Perfetto. Scusami se ti faccio queste domande, però erano quelle che mi servivano un attimo per capire un po' la tipologia di proposta. Quindi c'è la parte quindi religiosa, storica, culturale, enogastronomica e locale. Cioè, questo è il discorso. Sì. Come periodi? Beh, si può fare tutto l'anno a seconda. Può fare tutto l'anno, anche se io prediligerei le mezze stagioni. Primavera e autunno sono le migliori, perché se uno affronta il cammino in un'estate come quella che è stata quest'anno, decede facilmente. C'è stato un caldo insopportabile. Quindi camminare al freddo va bene già, ma camminare al caldo no. Infatti quest'anno è stata veramente torrida e difficile da sostenere, ecco. Ci sono stati momenti molto molto tosti. Detto questo, fino a giugno, e poi ad esempio anche adesso è molto bello il territorio e è assolutamente gradevole a livello climatico, insomma. Io escluderei luglio e agosto. Ok, va bene. Solo una cosa, Claudia, posso? Sì. Sì. Forse è una domanda banale, ma secondo voi è meglio farlo in senso orario, antiorario, o è indifferente, essendo l'anello? Non è una domanda banale, ma io lo farei in senso antiorario.
cioè partendo da? Io lo farei così come lo abbiamo proposto, partendo da Desenzano del Garda e ritornando lì. Perché forse è una così una mia predisposizione, perché l'abbiamo sempre concepito in questa maniera, con il senso antiorario, e però per le tappe che contempla forse è la maniera migliore veramente. Questo educational che state proponendo è per vederlo tutto il percorso, ma quindi non farlo a piedi? Come è strutturato? Allora, no, l'educational è strutturato per farvi fruire di alcune sezioni del percorso, perché ovviamente non ve lo possiamo far percorrere tutto. L'idea è di proporvi delle tappe a piedi e altre in bicicletta, piuttosto che, dicevo prima, con altri mezzi. Dobbiamo vedere, insomma, se riusciamo a trovare accordi, insomma, operativi con quelle che sono le nostre guide, le nostre realtà sul territorio, ma l'idea è di proporre questo educational per farvi vedere l'opportunità di questo progetto, l'opportunità di questa esperienza, e darvi modo di scoprirla, sperando di farlo nella maniera migliore in tutte le sue peculiarità, e farvi capire che c'è questa struttura e che si può sfruttare per vivere un territorio in maniera così un po' diversa, però integrata con tutto quello che c'è. Ok, capito, va bene. Io sono a posto sulle richieste, ti ringrazio per aver ripetuto. Figurati, poi per qualsiasi cosa per le due, contatti direttamente noi, me, insomma, di Viral Passport, ok? Perfetto, dai. Avevi già fatto la candidatura, tra l'altro? Sì, okay. Però aspettavo un attimo di capire proprio la tipologia, l'organizzazione, cioè, perché, vabbè, a me interesserebbe anche farlo a piedi per capire un pochettino la facilità del percorso, più che altro, perché noi già proponiamo cammini a piedi, quindi era più che altro, cioè, per capire qual è il target. Solitamente accompagno io, quindi mi interessava proprio sperimentarlo, no? Sì, ecco, okay. Perché, e in più tutti i servizi che ruotano intorno, perché solitamente noi abbiamo l'auto al seguito, cioè un target abbastanza ben definito, cioè di persone che vogliono camminare ma non vogliono avere preoccupazioni e pensieri, quindi tutto quello che ruota intorno al servizio, che è l'accompagnatore a piedi, l'assistenza della vettura, trovare un hotel, trovare gli hotel, trovare da mangiare, un po', cioè, il cammino accompagnato, l'esperienza pura, il cliente deve solo camminare e divertirsi e non si deve preoccupare di altro, ecco. È chiaro, sì, no, infatti l'educational servirà proprio, insomma, anche a questo. Come dicevo prima, poi ognuno di voi in un momento anche B2B avrà l'opportunità di incontrare qualche operatore del territorio, quindi ci sarà anche questa possibilità. Appunto, noi nelle prossime settimane faremo la selezione, quindi vi arriverà comunicazione. La selezione, scusami, da cosa dipende essere selezionati o meno? La selezione dipenderà innanzitutto, appunto, da chi si è candidato, da quali sono i target che vuole spingere, quali saranno più in linea anche per l'associazione, quindi dovremo fare un confronto con loro e selezioneremo dei profili. Ma questa è un'iniziativa che è una prima edizione per il cammino, quindi l'augurio e l'aspettativa è quella di rifare poi altre iniziative negli anni successivi, quindi non c'è l'interesse a lasciar fuori qualcuno. No, questo ho capito, era più che altro capire qual era il vostro, la ricerca del vostro target di riferimento, ecco. Sì, no, per quello, Maria Grazia, noi abbiamo visto sulla candidatura richiesto di specificare quali erano le tematiche più attenzionate da ognuno di voi, no? Le sei religiose, la parte più trekking e quindi esperienziale, eccetera. Però questo poi lo faremo assieme a Claudia in un secondo momento, faremo questa selezione e poi vi faremo sapere. Perfetto, allora niente, aspetto news. Va bene, va bene. Scusatemi ancora per il ritardo e spero di poter continuare a chiacchierare. Nessun problema, grazie. Grazie a tutti, grazie Alberto, grazie a tutti. Grazie Claudia. Ciao. Grazie. Grazie, buona giornata. Per tanto.